Robinson with a left foot pulls it back to John Kearney, edge of the box. Oh, what a goal! Towards the edge of the box, a little step over, touches it for John Kearney under the left foot. Yeah! Bella a tutti ragazzi, qua è Leo e siamo tornati con un nuovo episodio della nostra carriera allenatore con il Fulham. Scusate se sono un po' giù di voce, ma ho una tosse incredibile, però oggi comunque l'episodio ve lo voglio portare, quindi ho deciso di registrare nonostante questa voce orribile, però va bene. Oggi cosa faremo? Allora, vi faccio vedere un pochino nel calendario come siamo messi. Dobbiamo finire il mercato in questo episodio, quindi direi di fare queste tre partite. Deciderò quale simularmi, penso quella di Coppa, sperando di vincere, visto che abbiamo come obiettivo raggiungere i sedicesimi, però contro il Cheltenham Town non penso sia un grande problema. Dobbiamo anche capire come va la faccenda con Johansen, perché se se ne va probabilmente dovremo, anzi quasi sicuramente dovremmo muoverci sul mercato per prendere anche un centrocampista. Seguirò già i nomi che mi avete dato più i nomi che mi ero fatto io. Ho già una buona lista nel lab mercato, però aspettiamo, perché ovviamente prima dobbiamo vendere Johnson. Quindi andiamo alla partita in casa contro lo Sheffield Wednesday, faccio la formazione e ci siamo subito. Ok, contro lo Sheffield ho deciso di mettere in porta Button, difesa a 4 con Soares, Donzebe, Rim e Odoi, poi centrocampo McDonald, Johansen, Carney, il nostro centrocampo titolare, in attacco ho messo Kebano a sinistra, Kluivert a destra e Aite in punta. Vediamo cosa succede. Eccoci qua, pronti, il nostro stadio di casa contro lo Sheffield Wednesday. Non sarà facile, però, noi ci proviamo come sempre. Eccolo qua Johansen prova il passaggio per Carney, il tiro deviato in calcio d'angolo, subito il nostro capitano, pericoloso. Palla in mezzo, sempre Johansen, per Kebano! La parata del portiere avversario. No, qui l'avevo chiuso bene. L'avevo chiuso bene qui Tonzebe, no, non c'è il rigore. Qui ha sbagliato l'arbitro secondo me. Guardate qui la scivolata, prende il pallone in anticipo Tonzebe, non è assolutamente rigore. Vediamo da ribatto contro Forestieri, palo e dentro. Mamma, poi quando fanno queste finte orribili, mi fa incavolare anche il computer. Vabbè dai, 1-0, possiamo recuperare, ce la possiamo fare, anzi ce la dobbiamo fare. Finisce qua il primo tempo purtroppo sull'1-0, gol sul rigore che secondo me, ripeto, secondo me non c'era. Però stiamo giocando bene, non c'è bisogno di fare cambi per il momento, preserviamo la squadra e andiamo a recuperare questa partita. Dalla palla in mezzo per Carney. Carney si libera l'avversario, il tiro di Carney, mamma mia che botta che c'ha, la palla ancora in mezzo, va a vuoto. Odoi, non c'è nessuno in mezzo, però serve adesso Kluivert qui, e questo non è rigore, arbitro veramente non ci si metta lei con queste decisioni. Cioè se quello di Tonzebra era rigore, anche questo era rigore assolutamente. Sì, ha preso la palla, però anche qui ha preso le gambe, la stessa dinamica. Però qui l'arbitro non è dello stesso avviso. Ripartiamo comunque con Carney. Carney, dai, riscattiamoci. C'è Kluivert che partì sulla fascia. Kluivert prova a rientrare, lo fa bene. E Johansen tiene bene palla. Buona la palla per Kluivert col tiro. Eccolo qua Kluivert, 1-1, grandissimo. Nome d'arte, ma non fallisce. Il pareggio del nostro Fulham, adesso dobbiamo andare a vincere, quindi direi di fare anche qualche cambio dopo questo gol, ci sta tutto. Carney lo preservo per la sfida di Coppa e metto al suo posto Sissé e poi direi di mettere Fonte. Fonte si può giocare gli ultimi minuti per fare bene lì davanti e cercare il gol. Attenzione al tiro, deviato, la palla ripresa da noi. Dai che ripartiamo, palla per Fonte, no cos'è sto passaggio Sissé? Dai che sei appena entrato, sei fresco, non fare ste cavolate. Attenzione qui, ancora lo Sheffield. Entra in aria bene il tiro e c'è il gol. Al primo tiro, la prima occasione che hanno avuto in questo secondo tempo. Anzi, penso abbiano avuto due occasioni in totale. Però ci puniscono, sono cinici, noi no. Quindi c'è il 2-1 del Sheffield. Non ci siamo ragazzi. Dai, è partito Kluivert, ma è chiuso bene. Si vede bene questa squadra però. C'è l'inserimento di Johansen, il tiro di Johansen! Forse alla sua ultima partita con la maglia del Fulham ci regala la gioia del gol all'80, a un minuto allo scadere, veramente più recupero, quindi ci sarà tempo forse per un'ultima occasione per noi per ribaltare incredibilmente sta partita. Il 2-2 secondo me ci va stretto, però per il momento ci dobbiamo accontentare perché per come si era messa la partita. Però attenzione, forse c'è l'ultima occasione. Vai Kebano,
con la palla in mezzo per Fonte. Fonte vede Sissé, Sissé si è inserito, il tiro di Sissé! Sissé! Ma che squadra, quanto cuore, 3-2 al 90esimo, nei minuti di recupero, Sissé è appena entrato, grandissimo inserimento, Fonte lo vede, filtrante, botta dal limite dell'aria, all'incrocio dei pali. Mamma mia quante emozioni questo Funan, già dalle prime partite. C'è il cuore che mi batte a mille. Attenzione, finiamola adesso però sta partita. Arbitro, la fischi. Bravo, bravo arbitro. 3-2, andiamo a vincere. Tre punti importantissimi, ragazzi. Questi, vedrete, saranno fondamentali per la fine della stagione. Tra l'altro loro avevano Westwood in porta, un portiere molto forte, che infatti ci ha fatto un po' dannare. Vedete, due tiri in porta hanno fatto. Noi 7, ci meritavamo la vittoria, l'abbiamo presa proprio all'ultimo con due gol al 90esimo. Quindi va bene così, avanziamo di 3 punti. Adesso andiamo a vedere un pochino la classifica come si è messa, perché sono molto curioso di vedere come siamo messi dopo questa vittoria contro lo Sheffield, che non penso fosse messa bene. Intanto c'è la Carabao Cup, però vorrei vedere la FA Championship, dove siamo terzi. Terzi 8 punti, secondo la Aston Villa 9 e primo Wolverhampton a 10. A 8 punti c'è anche il Bristol, Reading e Middlesbrough, insomma classifica cortissima, però molto bella. Vediamo come si svilupperà poi nelle prossime giornate, siamo ancora all'inizio, quindi è ancora difficile fare delle previsioni. Intanto andiamo a fare i soliti allenamenti, aspetto che salga qualcuno e poi metterò anche Kluivert, magari pure Drommel potrei iniziare a mettere, visto che dobbiamo farlo crescere per farlo diventare il nostro portiere titolare. Quindi simuliamo tutto, speriamo che salga qualcuno. Dai, ho visto qualcuno che era vicino a salire, tipo Tuanzebe, che prende solo una D, quindi non sale. Si è segnato molto vicino a 69. Ottimo, ottimo, va bene così, ragazzi, cresciamo tutti insieme. Ho visto che erano già arrivati qualche giovane della primavera per il vivaio, però voglio aspettare che l'osservatore li veda più accuratamente per firmare, insomma, per firmargli il contratto. Quindi aspettiamo anche i resoconti per vedere se va via Johnson, eccetera, e arriviamo fino alla sfida contro il Cheltenham Town, che come vi ho detto la simuleremo sperando di vincerla, visto che la squadra, insomma, non dovrebbe essere un gran problema. C'è qualche giocatore un po' stanco, quindi direi di levare Kluivert, al suo posto mettiamo Camara e poi lasciamo Molle e Fonte, assolutamente l'ho voluto tenere proprio questa sfida. Fanzebe può comunque giocare, secondo me direi di già far giocare Sessegnon a sinistra e Fredericks a destra, tanto sono comunque due terzini molto buoni, quindi dovrebbero comportare molto bene. E a centrocampo direi che potremmo lasciare così, potrei mettere Sissé magari al posto di McDonald, vediamo un pochino come se lo gestisce il computer. Quindi andiamo a simulare questa partita di coppa, il secondo turno dovrebbe essere, con questa vittoria dovremmo prendere l'obiettivo della dirigenza, però no, spero non ci siano problemi. Contro il Cheltenham Town sì, siamo fuori casa, però dai computer, facci sognare. Button, Fredericks, Kalash, Tuanzebe, Sessegnon, Sissé, Carney, Johansen, Camara, Fonte, Mollo. Dall'altra parte Flinders, Forster, Boyle. Sì, c'è qualche giocatore interessante, Graham, però sinceramente non vedo grandi nomi. Speriamo di battere questo Cheltenham Town. Dai così, Winchester ha ammonito per il momento, è l'unico che accade nel primo tempo. Entra Kluivert per Camara, Sissé si fa ammonire, entra di te per Fonte, niente, veramente niente. Entra anche Kebano per Mollo e Isa. No, dai ragazzi, no. No ragazzi, non si può perdere col Cheltenham Town FC. Ma che cacchio di squadra è? Ma dai, ma veramente. E adesso mi arriverà la notifica della dirigenza, perché se non sbaglio era la Carabao Cup quella che interessava la dirigenza. No, l'FA Cup, scusate, l'FA Cup. Quindi ragazzi, era l'altra coppa che interessava la dirigenza, quindi questa non interessava e a noi va bene, a noi va bene così. Quindi andiamo, finché non ci arrivano notifiche, finché non ci arrivano mail, andiamo avanti e arriviamo fino alla partita contro l'Ipswich. Intanto Johansen è venduto, ok, quindi io interrompo e vado subito a fare mercato, perché è molto importante, visto che ci dovrebbero essere arrivati un po' di milioni. Infatti siamo 11 milioni, 8 milioni per il mercato. Buono così, abbiamo 11 milioni più 1000 di stipendio. Direi di spostare un pochino l'asticella, magari bastano penso 15.000 di stipendio, però comunque 10 milioni ce l'abbiamo. Si conserva pure le modifiche, 10 milioni abbondanti ce l'abbiamo. Andiamo all'hub mercato, dove ancora però non sono arrivati
penso in l'istruzione. Ho messo anche Stracoscia e Marchetti perché me l'ha consigliato uno di voi, però per il momento non ne ho bisogno. Ho preso Drommel, Marchetti magari può essere un'idea per il prossimo anno se vorrà ancora giocare, visto che 34 anni. Stracoscia poteva essere una buona occasione, però abbiamo preso Drommel, quindi non pensiamoci più di tanto su. Andiamo a vedere un pochino a centrocampo come siamo messi. Allora, abbiamo Diaz, Vitinho, Foden, che su cui non punterei. Mi serve qualcuno già più pronto, tipo Tom Davis, sarebbe buonissimo, 19 anni, però secondo me sarebbe abbastanza scontato, cioè dopo Tuan Zebe e Gomes non voglio prendere un altro giocatore giovane della Premier League, vorrei prendere qualcuno più di un altro campionato. De Jong abbiamo già preso, Kluivert, olandese, comunque De Jong è un buon nome, 20 anni e un 72. Vorrei aspettare per Pineda, in realtà non ho messo nessun osservatore, quindi potrei comunque cercare un pochino così al buio. So più o meno il suo overall, dovrebbe essere 75, quindi so più o meno quanto andare a parare. Se De Jong vale 5 milioni, Davis ne vale 7, anche Pineda penso valga 7-8 milioni all'incirca, con una clausola rescissoria di 18 milioni. Fofana aspetto comunque le istruzioni. E poi c'era Roca, però pure lui dovrebbe essere un 75, quindi direi di fare per il momento le stesse offerte sia per Pineda che per Roca. Andrei su Pineda per il momento, visto che è un bel centrocampista completo. Proverei a acquistare, anche se non ho informazioni, però parto dal sapere che dovrebbe essere un 75, almeno su Ultimate Team è un 75, e andiamo a vedere come si muove la faccenda. Io partirei da 6 milioni e mezzo, penso sia una buona offerta. Guardiamo un pochino cosa dice il suo allenatore, se è d'accordo con l'offerta. Guardiamo un pochino. No, stiamo perdendo tempo, va bene, troppo bassa. Valeva di più, però sinceramente di più per un giocatore del genere non vorrei pagare, cioè non vorrei andare a pagare più di quanto ho venduto Johansen, perché l'abbiamo venduto a un prezzo molto alto, quindi non vorrei andare sui 10 milioni, cioè se volevo un'offerta a 10 milioni sinceramente non era nei nostri obiettivi. Quindi andiamo a vedere anche l'altro centrocampista di cui non abbiamo informazioni, Locatelli e Fofana, aspetto l'osservatore, mentre Roca andrei a contattare per acquistare. L'offerta sarà più o meno uguale, magari alzo un pochino di più visto come mi ha trattato lo scorso allenatore, magari alzo a 7 milioni, non di più sinceramente, quindi 7 milioni... Vabbè, quei 10 si possono levare, sono veramente ridicoli. 7 milioni per Roca secondo me è una buona offerta. È un ragazzo giovane, spagnolo, può crescere molto bene nella nostra squadra, secondo me, e non dovrebbe essere troppo scontato. Ok, non cederemo Roca per questa cifra, ma siamo disposti a venderlo per 10 milioni e 8. Quindi già loro ragionano come piace a me, cioè fanno una controfferta anche discreta, però ovviamente 10 milioni e 8 secondo me sono ancora troppi. Andrei sugli 8 e mezzo, secondo me è una buona offerta, penso sia la mia ultima offerta, vediamo cosa ci dicono. Se un'offerta è ok, 8 milioni e mezzo va bene, contento di aver raggiunto un accordo per Roca, spero che facciamo altri affari in futuro, ma a me va benissimo, non ho problemi. Quindi il nostro centrocampista è Roca, anche se in teoria io potrei provare a prendere qualcun altro e poi decidere con chi trattare, quindi io avanzo, Roca lo lascio lì, spero che non prenda accordi con nessun'altra squadra. Giochiamo la partita con l'Ipswich con questa formazione, Drommel in porta, voglio provare Drommel, Suarez, Donzebe, Kalash, Odoi, la nostra backline titolare, McDonald con Gomes, Carney per il momento centrocampisti, e poi Mollo, Fonte, Camara là davanti. Una buona squadra, secondo me possiamo fare il risultato contro l'Ipswich, speriamo di farlo prima e non di soffrire come ha fatto contro lo Sheffield, però secondo me abbiamo la qualità e la possibilità di farlo. Partite, vai Camara! Camara ragazzi è un giocatorone, Camara è un giocatorone, se cresce questo ragazzo, mamma mia che giocatore Camara! Che giocatore Camara, 1-0 all'ottavo minuto, subito lui, anzi sempre lui. Attenzione, la parata di Drommel, dai Drommel, fatti vedere che ti metto subito titolare se fai ste parate, che Button non è che mi abbia convinto più di tanto. Tiro alto ancora, restiamo in vantaggio, buono così. Carney se ne va alla grande col ball roll, il tiro a giro di Carney, palo gol di Carney, ma che gol del nostro capitano.
Che giocatore che è, bellissimo, veramente bellissimo. 10 minuti dopo il gol di Camara, Carney se ne va via con una magia, qui con un ball roll perfetto, tempismo ottimo e poi tiro a giro, palo gol imprendibile, 2-0. Perde un'altra palla Gomes, forse ancora non è pronto per giocare in prima squadra, però ragazzi noi lo proviamo, lo dobbiamo provare, comunque lo faremo crescere, non ci sarà problemi. Intanto finisce il primo tempo sul 2-0, doppio vantaggio, ottimo così. Vorrei anche già fare dei cambi per preservare i giocatori, anche se al momento aspetto, dai. Mano Gomes, rientra con la spin, Gomes, il tiro sul portiere, la palla arriva a Camara che è di testa però debole, ancora sulle braccia del portiere. Peccato però, buona azione di Gomes assolutamente. Mano Rafa Suarez, vede l'inserimento sulla fascia di Mollo. Mollo prova a rientrare, lo fa bene, Mollo ancora lui, la botta di Mollo fuori di poco. Ancora una buona azione, nel secondo tempo non riusciamo a trovare il gol, però direi di fare qualche cambio. Ok, ho deciso di mettere Sissé, Aité e Kluivert per Mollo, Camara e Gomes, che erano un pochino stanchi. E vediamo di chiudere la partita in bellezza, vediamo di trovare anche il terzo gol. 5 minuti alla fine, possiamo ancora provare questo terzo gol, anche se non ce n'è proprio il bisogno, però noi ci proviamo. Kluivert per Fonte, Fonte se ne va, Fonte ancora, riesce a correre, Fonte, il tiro, forse qui c'era anche il rigore, che mi ha segato veramente male, il tiro alto di poco, gran tiro di Fonte tra l'altro. Finisce qua la partita sul 2-0, quindi subito due gol all'inizio del primo tempo, al nono e al diciottesimo. Poi niente di che, Drommel, una buona prestazione, anche se non sono arrivati molti tiri. La sua porta però mantiene al suo esordio la porta inviolata ed è ottimo. Quindi questa era l'ultima partita di oggi, però ovviamente l'episodio non è finito perché dobbiamo fare l'ultimo colpo. Adesso vediamo se riesco ad avere più nomi, farò scegliere a voi e all'inizio, subito del prossimo episodio, ci sarà, diciamo, la votazione. Anche se Roca ci pressa e dice che non vede l'ora che la trattativa abbia inizio, quindi ovviamente la trattativa avrà inizio. Se non arrivano altre informazioni prendo Roca e chiudo qua il mercato. Se invece arrivano le informazioni su Fofana e su Locatelli, allora provo a fare delle offerte, vedo anche un pochino quanto valgono loro e decidiamo tra questi tre chi prendere. Roca è un po' al buio perché non sappiamo bene le sue informazioni. Di Fofana e Locatelli le avremo, se le avremo. Quindi andiamo a caricare di nuovo gli stessi allenamenti per far crescere qualcuno, visto che l'altra volta non era cresciuto nessuno. Non cresce ancora nessuno, Camara si avvicina tantissimo a 70, Gomes è proprio 66 si può dire, però nessuno che cresce di rating, quindi avanziamo ancora. Ok, resoconto finale, perfetto, proprio l'ultimo giorno di mercato, abbiamo resoconti e quindi possiamo... No ragazzi, non abbiamo avuto notizie e quindi è sfumata la trattativa con Roca. Mi dispiace, non pensavo che saltando 3-4 giorni succedesse questo, comunque... Offerta per trasferimento per Bettinelli. Bettinelli lo potrei anche dare via in teoria. Guardiamo un po' in cosa dicono. Non penso accettino, però voglio dare via abbastanza, visto che comunque è il nostro secondo portiere più giovane e non vorrei darlo via così facilmente. Sono arrivati i risonti per Trocce e Marchetti, ma non mi interessano. Mi interessano più quelli per Fofana e Locatelli. Quindi guardiamo un pochino. Fofana è un 75, 11 milioni. Locatelli è un 74, 8 milioni e mezzo. Probabilmente Locatelli è più fattibile. Però se ci prendiamo Fofana, ragazzi, se ci prendiamo Fofana è tanta roba, quindi partiamo con lui, con Fofana, quindi contattiamo per acquistare. Se concludo con lui, prendo lui assolutamente, visto che è un ottimo centrocampista. 14 milioni e 8 e 10% sulla rivendita. Ma siamo scemi? Se facciamo 10 milioni e 8, ma non voglio alzare troppo l'asticella. 10 milioni e 8 ci avanza veramente poco. Più 16.000 di budget, stipendi, 10 milioni e 8, dai, dici di sì, un po' di tempo per esaminare l'offerta. Non penso che scenderanno dai loro 12 milioni e cosa. Proviamo anche a avanzare con Locatelli, tanto per, comunque un buonissimo giocatore, ma Locatelli è ancora più giovane. 8 milioni, secondo me fattibile, veramente fattibile. 8 milioni e mezzo di partenza, possiamo anche fare un'offerta secca a 7 milioni, e guardiamo cosa ci dicono. Ma questi sono matti, al Milan sono tutti matti. Facciamo 8 milioni e mezzo, è il suo valore, io di più non gli do, assolutamente. Modifica la clausola per la rivendita, facciamo il 6%. Quindi avanziamo offerta, dai, dici di sì, 8 milioni e mezzo è tanto. Ci stiamo avvicinando, 9,6.
8,9 più il 4%, secondo me è fattibile. Quindi andiamo, accettiamo. Ok, quindi Locatelli è chiuso, possiamo prenderlo tranquillamente. Avanzo per vedere cosa ci dicono riguardo Fofana e poi lo prendo Locatelli, perché sennò qui non si va avanti. Quindi io, ragazzi, vado a prendermi Locatelli, ma non Locatelli, io da interista vado a prendermi un giocatore del Milan, ma vabbè, ovviamente non è un problema. 20.000 si può fare, secondo me. Quindi avanziamo, avanzo offerta, vediamo cosa ci dicono. Ci fai offerta ridicola, il mio assistito non è più interessato al club. Ma ragazzi, ma il nostro giocatore più importante non prende nemmeno 20.000. E quindi adesso Locatelli è sfumato, adesso su chi ci buttiamo? Ragazzi, tra De Jong e Davis andiamo a prendere De Jong. Sarebbe il terzo olandese del mercato, 3 olandesi e 2 inglesi. Però purtroppo dobbiamo andare con lui, perché Tom Davis prende troppo, 46.000 di stipendio, e De Jong invece solo 7.000. E non dovremmo offrire troppo. Io provo a offrire 5 milioni, che è quello che vale, e vediamo cosa mi dicono. Spero che accettino subito l'offerta, almeno non si prolunga troppo. Lo so, ci avanzerebbero altri 5 milioni, però dobbiamo chiudere il bilancio in attivo, e quindi così è. È un 72, non è un 75 come Fofana o 74 come Locatelli. Mi dispiace per Roca che sia sfumato, perché a questo punto potevamo prendere lui, però non sapevo che restassero così poco in attesa. Quindi 5 milioni per De Jong, dici di sì, sembra una buona offerta, accettiamo. 6% sulla rivendita, io direi di modificare la clausola della rivendita al 3%, che è una nulla quasi, però secondo me potrebbero accettare lo stesso. Ok, fare fatto, perfetto. Andiamo a discutere il contratto con De Jong, non dovrebbe essere un problema. Diamo 8.000 e guardiamo cosa dicono. Dai, è una buona offerta, secondo me prende di più. Scendono a 6.000, però un bonus di ingaggio di 90.000, un bonus aggiuntivo di 210.000 in caso di 20 gol. Beh, ok, ho diminuito un pochino il bonus dei gol a 150.000 dopo 20 gol. Il bonus di ingaggio, ho lasciato gli 88.000 che mi hanno richiesto, e 6.000 di stipendio, comunque è veramente poco. Quindi guardiamo se accettano. Disposto a ridurre le sue pretese economiche a 6.600 a settimana, 84.000 dopo 10 gol, e va bene, accettiamo, dai. La cifra sicuramente superiore a quella che avevamo mente all'inizio, ma va bene comunque per De Jong, questo e altro. Quindi 5 acquisti, 3 dall'Olanda e 2 dall'Inghilterra. È andato un po' così, speravo di fare un acquisto dall'Italia, però purtroppo quei portieri sono tutti in prestito, e i centrocampisti, Locatelli ci ha sbarrato la grata, e Fofana purtroppo costa troppo. Però alla fine abbiamo il nostro ultimo acquisto, che è De Jong. Frankie De Jong va assolutamente a andare titolare per il momento al posto di Sissé, con McDonald che torna a fare il suo ruolo CDC. De Jong comunque è più un centrocampista centrale, quindi va bene. So che può fare anche CDC, però sinceramente lo vedo più come offensivo, visto che non ha tanto fisico, ma è più veloce, magari più di qualità. McDonald sicuramente il nostro mediano titolare. Ovviamente andiamo a chiudere quindi il mercato con le ultime ore e poi ci salutiamo. Io vi ricordo intanto fin da subito di lasciare un mi piace, guardiamo se per il momento vendiamo qualcuno, arriviamo a 150 mi piace, secondo me ce la possiamo fare, io ve li chiedo sempre, lo sapete. Guardiamo un pochino, sono arrivate due mail, offerte per il trasferimento. Vabbè, all'Ibnan non mi interessa. Offerta per il trasferimento di Floyd da IT. Non lo so sinceramente se venderlo a IT. È un giocatore abbastanza duttile, sta giocando bene. Abbiamo comunque altri nomi per il momento. Io lo ignoro, veramente ignoro questa offerta e vado avanti. Intanto Mertens se ne va al Barcellona. Ovviamente, come sempre, le trattative proprio plausibili di FIFA, un Mertens che mai se ne va dal Napoli. Però vabbè, magari 75 milioni a Barcellona, forse ci possono pensare. Ok, sono arrivato in un accordo a 1.250.000, è tantissimo, veramente tantissimo. Io Bettinelli lo cedo per 1.250.000, così ci arrivano altri soldi che per il momento non investo, ragazzi. Lo so che ci avanza tanto, però per me la squadra è già abbastanza pronta. Magari con questi soldi prenderemo proprio un portiere già pronto nella prossima sessione di gennaio. Per il momento proviamo a testare Drommel alternandolo con Button. Quindi accetto offerta, se se ne va ovviamente Bettinelli, se ne va penso al Nottingham Forest, non mi pare di aver visto così. Le ultime 5 ore guardiamo se arrivano
ha un accordo, ok, ritirato l'offerta più qua da te, non mi interessa. Ancora Kebano, ragazzi, Kebano lo vogliono ovunque. Io lo volete? Bene, avanza offerta, 12 milioni e 8, cifra folle per Kebano, ok, speriamo un accordo. Sei arrabbiato, vieni, vieni, non si fotte, stai fottendo col negro sbagliato. Ok, andiamo avanti, non c'è nessun problema. Le ultime 4 ore, guardiamo se vendiamo Bettinelli soprattutto. Ok, Humphries sinceramente non è proprio un giovane che mi piace più di tanto, non vorrei cederlo per così poco. Proviamo 600-900 mila come range, vediamo se chiudono, anche se non penso che chiuderanno visto che mancano solo 2 ore al termine del mercato. Per il momento non arriva nemmeno la mail per Bettinelli e quindi rimarremo così molto probabilmente. Trattativa interrotta per Bettinelli, penso. Ah no, per Stephen Humphries, ok. Non sono riuscito a trovare un accordo, ho sparato troppo alto, ma va bene. Bettinelli venduto, perfetto, quindi rimaniamo con due portieri, ma non è assolutamente un problema. Abbiamo Button e Drommel. Io sono più che contento di questo mercato che abbiamo fatto, non abbiamo esagerato, diciamo così. Tanto Donzeb è già un 74, abbiamo preso dei giocatori, secondo me, molto importanti per la nostra squadra. Kluivert che ovviamente va a titolare, anche Drommel potrebbe andare a titolare, ma per il momento lascio Button, lasciamo i nostri terzini titolari, anche se Sessegnon è già un 69 e ragazzi giocherà tantissimo. Gomes pure già un 66, ottimo così. Poi abbiamo Aite, Kebano, Camara, già Camara un 70, ottimo. E poi in attacco Mollo, Fonte, Kluivert, secondo me è un ottimo tridente. Carney, De Jong e McDonald a centrocampo. De Jong che prende il posto di Johansen, sì, è un po' più basso di overall, però è molto più giovane e potrà crescere insieme a noi. Io spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un mi piace per farmi sentire tutto il vostro supporto, iscrivetevi al canale se l'avete fatto e vi ricordo come sempre, be yourself, stay in Europe e forza Fulham! With a left foot, pulls it back to John Kearney, edge of the box. Oh, what a goal! Towards the edge of the box, a little step over, touches it for John Kearney under the left foot. Yeah!